Concorso scuola. Nella ripartizione delle 63.000 cattedre messe in palio dal concorso, i posti si riducono drasticamente e il MIUR ha deciso, per risparmiare sulle commissioni, di accorpare alcune regioni come il Molise. E che paga il risparmio del Ministero? Il governo vuole risparmiare, ma come al solito lo fa sulla nostra pelle. A rimetterci i soldi saremo noi alla fine, protestano gli insegnanti che si preparano agli iscritti. L'aereo e l'albergo ce lo paga Renzi, visto che siamo precari e non abbiamo diritto a ferie retribuite? Per costruzione navale dovrò andare in Liguria, per altre due materie i test si fanno qui in Campania, racconta Luigi Gallo di Pozzuoli. Spero che le date non siano troppo vicine o addirittura sovrapposte. Tra i titoli d'accesso il dono dell'ubiquità non è ancora richiesto. Ma quanto costano queste commissioni? I commissari si arricchiranno? Niente affatto. Da un conteggio seppur approssimativo fatto dalla Gilda degli insegnanti risulta che a fronte di cariche di lavoro estenuanti i commissari percepiranno meno di 2 euro l'ora. Siamo ai limiti dello sfruttamento, afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale del sindacato, e chiede un intervento politico urgente per evitare che le commissioni siano svuotate delle professionalità richieste e che siano adeguatamente riconosciuti in termini economici e normativi, per esempio con esonero dalle lezioni e dagli impegni scolastici. Ma la buona scuola di Renzi va ben oltre. I commi dal 33 al 41 prevedono l'alternanza scuola-lavoro. In concreto, i minorenni dovranno per legge lavorare gratis per 200 ore nelle aziende se frequentanti i licei e 400 ore addirittura se frequentanti gli istituti professionali. Si tratta dell'introduzione di nuove forme di lavoro coatto minorile, di pura estorsione di plus lavoro peraltro non retribuito, scrive Diego Fusaro su Il Fatto Quotidiano. Non sono solo gli insegnanti a protestare contro la cosiddetta buona scuola. Alcuni consigli comunali calabresi prendono posizione contro la legge 107 con l'approvazione di una mozione proposta dal Comitato Insegnanti Calabresi. La mozione è stata approvata a Catanzaro e in altri due comuni della provincia, Gimigliano e Lamezia Terme. Il documento è passato anche a Cinque Fronti, in Reggio Calabria, a Saracena e Cellara di Cosenza. Questo è tutto per Sfogliando il Web, a risentirci.